200 chilometri da Pontedera fino ad Arezzo, questo è il Giro di Toscana versione 2013. Benvenuti cari amici telespettatori su Rai Sport 2 per ancora una puntata del grande ciclismo. Parliamo del calendario nazionale, quest'anno il Giro di Toscana rispetto allo scorso anno che vide l'avvio da Montecatini comincia da Pontedera, subito un'ascesa verso Volterra, oltre 500 metri, il percorso è ondulato, poi l'arrivo classico ad Arezzo. Gigi Sgarbozzi. Sì, è un percorso abbastanza impegnativo, ma soprattutto nella parte finale, dal momento che presenta un circuito cittadino di 12 km con 1000 metri di salita, pendenza 12%, una pendenza importante. Ieri abbiamo visto con grande piacere la Vini Fantini portare finalmente Mauro Sant'Ambrogio alla vittoria, quest'oggi potrebbero essere ancora protagonisti? Ma penso che siano anche oggi grandissimi protagonisti, perché ieri la squadra si è superata, ha controllato la corsa sin dalla partenza e tra l'altro oggi nella parte finale si adatta proprio alle caratteristiche di Oscar Gatto, il quale ieri si è sacrificato per il suo compagno di squadra Mauro Sant'Ambrogio, è probabile che oggi sia la sua giornata. Altri nomi? Altri nomi, attenzione al giovanissimo Manuel Bongiorno, anche ieri protagonista nella parte finale, e lo stesso Sinkevitz, che ieri è stato grandissimo protagonista, sfortunato nel finale causa la caduta a 2 chilometri dall'arrivo. I Bertassi ritrovano in 129 ciclisti suddivisi in 17 squadre, questi i numeri del Giro ciclistico della Toscana, edizione numero 86. Avete visto la Bardiani e la Fantini. Lungo l'ultima ascesa la Fantini ha dimostrato di essere la squadra più forte e ho provato a seguire Sant'Ambrogio dopo che si era già mosso, sono arrivato a 50 metri e purtroppo non ce l'ho fatta accodarmi. Poi va bene, nel finale ci siamo raggruppati una quindicina di corridori, non sono velocissimo, poi ormai le forze erano anche un po' al limite, anche per causa per il tempo, perché non è adatto comunque ancora la stagione a me. Oggi è un percorso un po' diverso, cercheremo di avvantaggiare Enrico Battaglin, che secondo noi è l'uomo che può far meglio in questo percorso, perché nel finale è impegnativo, ma comunque non è impegnativo come ieri, la salita è più corta. Sicuramente oggi puntano parecchio su di me e vedendo insomma come è girata tutta la squadra ieri, sicuramente abbiamo dimostrato di essere una delle squadre più forti, quindi sicuramente saremo controllati, però questo non ci spaventa, speriamo insomma che tutto giri come ieri. Abbiamo ascoltato Manuel Bongiorno e poi Oscar Gatto in rapida sequenza e adesso vedete ci siamo con la partenza di questa 86esima edizione del Giro Ciclistico d'Italia. Gigi. Sì, direi che dopo la dichiarazione che ha fatto Manuel Bongiorno... Chiedo scusa, siamo alla vigilia del Giro d'Italia, sì. Questo è il Giro di Toscana ovviamente. Sì, è chiaro. Dopo la dichiarazione che ha fatto Manuel Bongiorno, io l'ho pronosticato probabile vincitore, quindi non so, ma è chiaro che i corridori cercano anche di giocare un po' a poker, di bluffare un po', perché sono convinto che il percorso sia adatto a più corridori della Bardiani Valvole, non soltanto a Bongiorno ma allo stesso Battaglì, a Barbin che ha già ottenuto un lusinghiero quarto posto a Roma Maxime, quindi è una corsa apertissima. È chiaro che dopo il grande lavoro che ha fatto ieri Lavini, Farnesi, se l'Italia ieri si sono un po' consumati tutti perché ci tenevano così tanto a vincere questa gara, oggi penso che sia anche tocca anche alle altre squadre insomma controllare un po' la corsa. Intanto Gigi abbiamo visto il percorso, adesso vedremo anche lo sviluppo dell'altimetria, prima la planimetria, eccoci qua, subito l'ascesa verso Volterra, poi si concluderà con i sali scendi fino ad arrivare alle ultime due salite, quelle di Stop ed Arca, che probabilmente faranno la selezione definitiva. Sì, è proprio così, la prima parte c'è questa salita di Volterra e dopo 40 km, altitudine 520 metri, pendenza media 6%, ma una salita superabile. Poi il percorso quasi tutto ondulato con tratti di pianura, la parte più importante sono gli ultimi 28 km in circuito di 14 km con questo stop d'arca, 1000 metri, pendenza media 12%. L'ultimo passaggio ad appena
7 km all'arrivo, qui potrebbe succedere qualcosa di importante proprio sull'ultimo strappo della giornata. Allora, abbiamo visto il giapponese del team Nippo Shiniki Fukushima mettersi in evidenza, adesso è Jérôme Gilbert, il belga, che va a prendergli la ruota. Abbiamo detto 86esima edizione del Giro ciclistico della Toscana, una leggenda, una manifestazione leggendaria, poi vedremo anche un albo d'oro di livello assoluto nel calendario ciclistico italiano, e ovviamente per non essere da meno noi ci siamo portati qua un vero e proprio monumento del ciclismo italiano, ospite da noi il presidente d'onore della Federazione Ciclistica Italiana, Alfredo Martini. Benvenuto maestro, buon pomeriggio. Grazie, grazie davvero, perché mi fa piacere essere insieme a Luigi Sgarbozzi, che mi ricorda tante cose, e a te. È uno dei pochi maestro che lo chiama Luigi, per tutti è solo Gigi ormai. No, ma... forse prima lo chiamavo. No, ma bravo Alfredo, perché da corridore mi chiamavano Luigi Sgarbozza. Sì, da quando faccio l'opinionista in Rai, che sono 16 anni, mi chiamano Gigi Sgarbozza. Infatti ricordi bene Alfredo. Non in modo. Allora Martini, torniamo a noi, perché qua parliamo di cose davvero serie. Nell'Albo d'Oro 5 volte il nome di Gino Bartali, 4 di Francesco Moser. La storia comincia nel 23 con un certo Costante Girardengo. Lo sai, rammentare Girardengo. Girardengo vinse nel 23 e nel 24, poi subentrò Binda vincendo nel 26 e nel 27. Questi qui si parla di fuori classe, no? Quello che ha onorato più di tutti il Toscana è stato Bartali con le sue 5 vittorie a distanza di tempo. Fra il primo successo di Bartali a Toscana e l'ultimo suo successo, passarono 14 anni. Bartali ha saputo fare delle cose, vincere il campionato italiano nel 35 e rivincerlo nel 52, vincere il Tour de France nel 38 e rivincerlo nel 48, con un conflitto terribile nel mezzo, conflitto, secondo conflitto mondiale. Insomma, ecco, il Toscana ha una storia a sé, una storia importante. E i corridori credo che sentano questo, corrono con sentimento questa corsa, perché sanno che è una corsa fra le più importanti del calendario internazionale. E allora, con le immagini siamo nelle prime fasi, al chilometro 16 parte la prima fuga di giornata. Intanto vedete in lontananza la città di Volterra. Quindi all'attacco di questa salita, dicevamo, 15 unità se ne vanno dopo 16 chilometri. Owens, Ferli, Van Zille, Failli, Monsalve, Suarez, Sella, Barbin, Shilov, Squire, Uchima, Carnevali, De Marin, Bosisio e Livner. Gigi. Sì, sono rappresentate 12 squadre delle 17 partite, quindi tra l'altro la fuga il gruppo non ha concesso molto, perché il ritardo del gruppo è sempre intorno al minuto e il minuto e 10, quindi non hanno dato spazio alla fuga. Questo significa che ci tengono le squadre più forti, soprattutto la Vini Fantini Sella Italia, l'Androni Giocattoli Venezuela, ritengo queste le squadre più competitive, la Garmin, la BMC oggi potrebbe fare una grande corsa fine, sì d'accordo c'è questo strappo nel finale, ma uno strappo che potrebbe addirittura superare, quindi le squadre più forti stanno controllando la fuga. Tra l'altro è ben messa la Vini Fantini, e con due corridori in fuga, Francesco Failli, tra l'altro aretino, corre sulle strade di casa, quindi tantissimi tifosi qui a Arezzo, e Jonathan Monsalve, scalatore molto forte, da dilettante, ma eccolo, lo vediamo in azione, sì, inquadrato. Da professionista deve ancora far vedere le sue specialità dello scalatore visto in campo dilettantistico. Allora, come vedete da queste immagini, le condizioni meteo sono decisamente migliori rispetto a ieri. Ieri all'Arciano abbiamo avuto senza soluzione di continuità pioggia per tutto il percorso, in alcuni momenti addirittura dei veri e propri temporali. Oggi ci sono dei nuvoloni, però ampie zone di sereno con degli squarci di sole che ovviamente cambiano completamente le condizioni, favoriscono gli atleti e
anche dal nostro punto di vista ci immaginiamo di assistere ad una gara diversa, Alfredo. A me mi è piaciuto anche quel corridore, adesso non ricordo il nome, so che corre per Reverberi, quando ha detto: noi oggi ci impegneremo molto per Battaglini, per Enrico Battaglini. È stato buongiorno. Manuel Buongiorno a dirlo. A me mi ha fatto piacere, perché questo Enrico Battaglini è tanto che l'aspettiamo. Quest'anno ha fatto qualcosina di già, ma penso che un giro di Toscana che gli si presta anche per questa eretta finale, che potrebbe essere un trampolino di lancio per qualunque corridore che arriva con le gambe giuste in quella zona. Ma Battaglini, che noi lo ricordiamo da dilettante, riusciva a fare delle cose straordinarie. Ma anche nell'esordio, Alfredo, da professionista, come stagista, la Coppa Sabatini, 2 anni or sono, sì. vinse la Coppa Sabatini alla grande con una volata alla Gilbert su quello strappo finale. Quindi, poi lo scorso anno è un po' mancato, speriamo che si possa riprendere quest'anno. Quest'anno sembra abbiamo cominciato bene, e siccome è un corridore che non gli manca niente, è fornito di doti eccezionali, lo ha dimostrato in quei 2 o 3 anni da dilettante, e potrebbe essere un punto importante ritrovare un corridore come Enrico Battaglini. E allora qua vediamo il gruppo impegnato nell'ascesa verso Volterra, abbiamo visto nelle primissime posizioni anche Taylor Finney, l'americano di Vicenza. Taylor Finney è un ciclista con una struttura fisica davvero importante, e è figlio d'arte, l'abbiamo ripetuto più volte, Taylor Finney, suo papà Davis, ciclista professionista, sua mamma olimpionica, Connie Carpenter, quindi ha respirato sin da ragazzino pane e ciclismo, poi oltretutto parla perfettamente la nostra lingua, essendo cresciuto. Ha un fisico eccezionale, questo poteva fare qualunque tipo di sport. Col fisico si ritrova. Io credo che non sia tanto convinto della forza che ha, perché per esempio anche una corsa come quella d'oggi, con quella rampa finale, poteva prestare. Lui non è uno scalatore, ma sono quell'erte che superabili da un corridore come lui, è vero? Sono quei muri che corridori come lui riescono a superare bene. Sì, ma infatti... Intanto abbiamo visto il castello di Monteriggioni, quindi siamo intorno all'80° chilometro, Gigi. Sì, infatti un 80° chilometro, chiaramente un po' giù e su, ondulazioni continue, ma il vantaggio dei fuggitivi è sempre intorno ai 50 secondi, un minuto, per cui nessun problema in questo momento da parte del gruppo, ma penso che la corsa entrerà nel vivo, nella parte finale, anche se dobbiamo complimentarsi ancora con i ragazzi, perché la media della prima corsa è stata di 44 km orari, quindi anche oggi altissimo ritmo. Abbiamo visto nelle posizioni anche Stefano Garzelli, adesso sono in 29, si è andato a dispessire il plotoncino al comando, vedete il campione tricolore Franco Pellizzotti che sta picchiando duro cercando di fare ulteriore selezione, vedete se n'è andato Franco Pellizzotti, Androni Giocattoli, oggi l'Androni naturalmente al pari della Fantini non nasconde velleità importanti sul traguardo di Arezzo. Adesso vediamo l'iniziativa proprio di Franco Pellizzotti. Sì, e Franco Pellizzotti stanno cercando di chiudere sui fuggitivi, dal momento che hanno in squadra Mattia Galazzi, il velocista della squadra. Io ritengo che per lui siano un po' troppo duri superare questi 2 strappi di 1 chilometro, perché è una salita importante di 1000 metri al 12%, e quindi penso che potrebbe addirittura superarla, ma per me penso che sia molto difficile. La squadra comunque, in caso di arrivo in molada di un gruppo di 30-40 corridori, se ci fosse in questo gruppo Mattia Galazzi, potrebbe dir la sua. Nelle prime posizioni vediamo anche Daniel Oss con il dorsale numero 1, ancora Pellizzotti, e poi via via sgranato questo gruppettino di 29 unità che comprende anche Jim Songhezo, il sudafricano di colore della
Kubeka, lo ricordiamo, Songhezo ha un piccolo primato a essere il primo atleta sudafricano di colore ad aver partecipato alla Milano-Sanremo, all'ultima edizione della Milano-Sanremo, che tra l'altro è stata proprio vinta da un portacolori della Kubeka. Vedi, il Ciole, che sì. Giorgio, prima Gigi, adesso lo chiamo Gigi, ha ricordato Mattia Cavazzi. Bisogna tenere conto che ieri Gianni Savio l'ha preservato da fare l'Arciano, non l'ha fatto fare l'Arciano, per prepararlo per oggi. Quindi oggi c'è da aspettarsi anche delle sorprese, perché no, non è uno che vince le corse tutti i giorni, però quando è in grande forma, quando ha la condizione, è un uomo rispettabilissimo. La storia di Mattia Cavazzi è davvero una storia tutta da raccontare, non vince tutti i giorni, ma prima delle sue disavventure a causa della cocaina fu capace di mettere insieme 22 vittorie in 4 anni, Alfredo, quindi è un atleta di assoluto rispetto e considerazione, non è ancora trentenne, farà i 30 anni solo il prossimo 14 giugno. Tra l'altro è tornato alle corse dopo 2 anni di assenza e con una grandissima vittoria al Tour de San Luis in Argentina, battendo Sagan, insomma battendo tutti i più grandi velocisti, quindi un grande ritorno. Chiaramente penso che Gianni Savio punti forte proprio per le tappe che ci sono al Giro d'Italia per i velocisti, ci sono 7 tappe per i velocisti e penso che Cavazzi possa sicuramente puntare a una vittoria di tappa al Giro d'Italia, sarebbe un grandissimo risultato per lui e per la sua squadra. Guarda Gigi, un'immagine che ieri abbiamo visto ripetutamente, Stefano Garzelli a tirare praticamente tutti gli otto della Vini Fantini davanti e oggi non hanno fatto mistero sin dalla partenza, corrono per portare nelle migliori condizioni possibili Oscar Gatto sulla via Petrarca di Arezzo al traguardo. Maestro, noi non vogliamo ovviamente abusare della sua pazienza, non vogliamo trattenerla oltre, ci dica lei quando sì, può. Voglio riprendere un po' il discorso di una parola che tu hai detto, una parola brutta, cocaina, è una cosa terribile che dobbiamo dimenticare, che devono dimenticare chi è caduto in quel frangente lì. Allora io una volta dopo una vittoria a Mattia Cavazzi ebbi a dire: ma pensa quanta felicità tu hai dato oggi ai tuoi familiari, ma nella vita di tutti i giorni non ci sono non si provano sensazioni più belle di queste. Quindi, ricordiamo Alfredo anche di chi è figlio Mattia Cavazzi. E di Pierino Cavazzi, un grande ciclista degli anni 80. Grande Pierino. Pierino è stato uno che ha vinto titoli italiani, ha vinto Sanremo, è stato, quando io avevo il ruolo di CT, è stato con me tante volte a mondiali, sempre facendo il proprio dovere. Insomma, e viene da una famiglia per bene, ma per bene anche lui. Basta che si dimentichi di quella parola, deve dimenticarla, non deve esistere. Un consiglio che arriva da una persona così piena di saggezza credo che abbia valore doppio sicuramente e Mattia Cavazzi ne farà tesoro. Io adesso vi lascio al vostro lavoro con gli auspici migliori perché in Toscana, che se lo merita, sia anche quello di oggi una grande corsa. Grazie. Grazie. Allora Alfredo un attimo di pazienza, la congediamo, noi la ringraziamo ovviamente per essere stato con noi perché non ci può essere Giro di Toscana senza Alfredo Martini e ovviamente questa è l'occasione migliore per darci appuntamento, per un arrivederci alla tappa fiorentina del Giro d'Italia. Grazie ancora per la sua disponibilità e buona serata. Alla San Sepolcro Firenze. Ci vediamo. Ok, grazie ancora ad Alfredo Martini, presidente d'onore della Federazione Ciclistica Italiana, e noi adesso con le immagini torniamo a seguire questa 86esima edizione e vediamo, siamo già nelle fasi conclusive, siamo nel territorio della città di Arezzo a una trentina di chilometri dal traguardo. Vi ricordiamo che ci sarà un circuito da compiere un paio di volte. Due volte di 14 chilometri, siamo proprio in vista del primo passaggio ad
d'Arezzo al passaggio 28 km all'arrivo, dove c'è il tratto più impegnativo del percorso. Questi 28 km, questi due circuiti con lo strappo importante di un chilometro di 1000 metri, e qui vediamo adesso in questo momento in testa tutti gli uomini della Bardiani Valvole, che puntano forte, come ci ha detto Manuel Buongiorno, su Battaglin, vincitore in carriera 2 anni or sono della Coppa Sabatini, e tutta la squadra in testa che sta facendo forcing proprio in vista del passaggio. E allora Bardiani davanti, ma ovviamente con questa situazione tutte le ruote veloci entrano in gioco, caro Gigi, quindi vedremo davanti molti tentativi di tenere chiusa la corsa, anche se va ribadito ancora una volta, lo ha già fatto prima, ma non finiremo mai di sottolinearlo, i due strappi di Stoppi d'Arca possono creare ancora selezione. E se infatti adesso vedremo a primo passaggio su questa salita, anche per vederla meglio, ci sono in testa anche gli uomini della Garmin, quindi questo significa che oggi vogliono nel finale essere grandi protagonisti, infatti stanno cercando adesso di superare il treno della Bardiani Valvole. Qui vediamo la coda del gruppo, ricordiamo che l'86esimo giro della Toscana. Ecco un bel primo piano di Jim Songhezo, l'atleta sudafricano. Questa novità di questa squadra, organizzato dal Comitato Sportivo Città di Arezzo con la regia di Dario Chianucci e la collaborazione di Sergio Squarcialupi. Il percorso l'abbiamo già detto, partenza da Pontedera, arrivo adesso dopo 200 km, è chiaro che questo circuito cittadino del centro storico penso che si vedranno in questi due passaggi sullo strappo della salita di 1000 metri i grandi favoriti. Vediamo che cosa riescono a fare i corridori soprattutto più portati per questo strappo. Io penso molto ad Oscar Gatto, il quale le caratteristiche di questo strappo sono adatte alle sue caratteristiche, è stato capace, ricordiamo la grande vittoria proprio a Tropea, che andò via proprio negli ultimissimi chilometri, guadagnò 150 metri e Contador non fu capace di agganciarlo, quindi quella fu una delle più belle vittorie di Oscar Gatto. E allora gli uomini di Reverberi sono lì davanti, Bardiani Valvole con Marco Canola, dietro abbiamo visto anche Enrico Barbin cercare di tenere alto questo ritmo per appunto mantenere il gruppo compatto. Adesso ancora un primo piano meritato per Enrico Barbin, un altro dei tanti neopro che trovano sempre terreno fertilissimo nelle formazioni dei Reverberi, della famiglia Reverberi. Quindi Barbin, con il lavoro che sta facendo, lo possiamo escludere per quanto riguarda la vittoria. Coloro che stanno lavorando adesso non saranno protagonisti della parte finale. Sì, prima abbiamo visto mettersi in evidenza il solito Pirazzi, perché come la strada comincia a salire, lo sappiamo, il tuo quasi conterraneo Pirazzi è un corridore attaccante, generoso, che ha fatto presa sul grande pubblico, ma io gli consiglio, non ha vinto ancora in carriera, sono più anni che professionista, gli faccio tanti auguri che possa raggiungere questo risultato al Giro d'Italia, perché meriterebbe una bellissima tappa al Giro d'Italia, soltanto che si deve saper gestire. Lui è troppo generoso, a volte sbaglia i tempi dell'attacco, va spesso in fuga a tantissimi chilometri dall'arrivo. In questo ciclismo moderno le corse si vincono negli ultimi chilometri, quindi bisogna risparmiarsi nella parte iniziale, nella parte centrale, per dare tutto nella parte finale. Il gruppo sta lasciando via Anconetana e sta salendo verso appunto Stoppe d'Arca. Ci sarà qua l'ultimo rifornimento. Quando transiteranno alle Stoppe d'Arca avranno percorso 178 km, sono rimasti in un centinaio rispetto ai 129 partiti, Gigi. Sì, un ringraziamento a Informazione Radio Corsa, sono sempre così cortesi con noi, con tutte le notizie che ci danno, a cura di Gianni Seghetti, Virgilio Rossi, Sergio Mometti e Simone Coppè, speaker della manifestazione Antonio Mannori.
non solo sono cortesi ma sono preziosissimi, preziosissimi, perché senza le loro informazioni saremo davvero in grosse difficoltà a proporvi queste sintesi, queste ampie sintesi dedicate al grande ciclismo su Rai Sport 2. Vi ricordiamo che stiamo seguendo le fasi conclusive dell'86esimo giro ciclistico della Toscana. Adesso abbiamo lasciato l'abitato di Arezzo e cominciamo appunto l'ascesa verso Stoppe d'Arca. Questo è il primo passaggio, poi ce ne sarà ancora un secondo e poi ovviamente assisteremo alla parata conclusiva ad Arezzo. Sono cambiati i protagonisti in testa al gruppo, e la Ceramica Flaminia Fondiest, la squadra diretta da Simoni Borgheresi, con Rovini che è il corridore più in forma, quindicesimo al Giro del Trentino, ha piazzato ieri nei primi dieci, e con i fratelli Fedi che stanno andando molto forte in questo periodo della stagione. Sì, per Rovni ancora nessun podio in questa stagione, sempre Songhezzo che va a chiudere il gruppone. Davanti abbiamo visto si stanno alternando gli uomini della Bardiani, quella della Vini Fantini e anche della Ceramica. Avete visto adesso ancora Bardiani, vedete in evidenza per tenere appunto il gruppo, questo gruppo unito, sempre il dorsale 77 Enrico Barbin, tutti lavorano, lo abbiamo sentito anche da Francesco Manuel Buongiorno, per cercare lo spunto vincente di Enrico Battaglin. Sì, ricordiamo tutti i componenti della squadra: Battaglin, Pirazzi, Canola, Locatelli, Bohem, Zardini, Barbin, Buongiorno, stanno facendo un grandissimo lavoro, siamo in vista proprio dello strappo famoso di 1000 metri, così possiamo vedere che cosa riesce a fare questo strappo, se c'è 9 chilometri all'arrivo questa soluzione, 9 chilometri al passaggio all'arrivo ovviamente, sì, lo ripetiamo, questo è il primo dei due passaggi, il primo dei due passaggi, quindi manca pochissimo nelle prime rampe di questo strappo abbastanza impegnativo. E adesso vediamo se ci sarà una prima selezione in questa fase. Vedete che si cominciano già a staccare i corridori della coda del gruppo. Strappo dello Stoppe d'Arca, 1000 metri. Sono sempre gli uomini della Bardiani Valvole a condurre in testa. Il ritmo è fortissimo. Enrico Barbin, sì, e ricordiamo che siamo oltre i 42 di media. Oltre 42 di media, quindi stanno davvero andando forte. Vedete adesso la nostra Moto2 sta risalendo velocemente. Guardate come la selezione cominci a diventare importante, Gigi. Eh sì, è importante perché stanno cercando di scremare il gruppo. Hanno affrontato lo strappo circa 100 corridori. Il gruppo si è ridotto subito dopo 500 metri a 70 corridori, ma ci saranno ancora altri corridori che si staccheranno in vista del Gran Premio della Montagna di questo strappo. Adesso mi sembra di vedere gli uomini della squadra più importante e più in forma della Vini Fantini, Sell Italia, la squadra di Angelo Citracca e Luca Scinto. Sì, tornano davanti i portacolori della formazione della Vini Fantini. Vedete, adesso stanno cercando di picchiare duro. È proprio Oscar Gatto che sta a imporre un ritmo veloce. Siamo in vista del passaggio, rilancia l'azione un uomo della Ceramica Flaminia Fondriest. Vediamo questa iniziativa. Oscar Gatto adesso resta lì a una ventina di metri, siamo ormai al punto in cui si scollina, e adesso ci sarà l'ingresso. È Matteo Fedi. Matteo Fedi, ingresso sulla statale, si tornerà con una lunga discesa pedalabile verso la città di Arezzo. La salita è pesante, vediamo come stanno accusando i corridori in coda al gruppo. Chiaramente sono tutti corridori questi ormai tagliati fuori. Abbiamo visto Barbin, ha lavorato tantissimo, adesso si sta staccando anche lui, quindi cominciano ad accusare lo sforzo tantissimi corridori. La salita è impegnativa, come ho spiegato nel lancio della trasmissione, un 1000 metri pendenza 12%. E intanto vedete, continua nella sua azione Matteo Fedi, è impegnato nella discesa che porta verso via
Rosselli, Matteo Fedi, che ha guadagnato una ventina di metri su Oscar Gatto e gli altri che lo stavano seguendo più da vicino prima dello scollinamento alle stoppe d'arca. Ancora Matteo Fedi con la livrea bianco-grigia. Adesso guardate com'è allungato il gruppo in questa tratto di strada che, come dicevamo, è in leggera discesa. Ovviamente c'è la possibilità per chi è rimasto un po' attardato per recuperare. Vediamo, si è spezzato il gruppo in più tronconi, quindi sta per essere raggiunto Matteo Fedi. Attacco di un corridore dell'Antroni G4 di Venezuela. Sì, si tratta di Rubiano Chavez, Miguel Angel Rubiano Chavez. Abbiamo visto anche Os nelle prime posizioni. Eccolo Rubiano Chavez che continua nella sua azione, uno dei portacolori dell'Androne Giocattoli, la formazione di Gianni Savio. Ma vedete, sono adesso tutti lì, e anche quelli della Bardiani fanno buona guardia. Poi abbiamo visto insieme al resto del gruppo anche, eccolo inquadrato in primissimo Taylor Finney. Questo è un attacco importante, sta cercando di rilanciare l'azione, quindi ha retto lo strappo di questo primo passaggio, e potrebbe essere veramente un cliente molto pericoloso per quanto riguarda la vittoria. E allora dietro Taylor Finney anche Emanuele Sella dell'Androni Giocattoli. Vedete Emanuele Sella che sta continuamente guardandosi alle spalle, non vuole perdere il contatto con i suoi compagni, vari Pellizzotti, Frapporti, poi Ermeti, Gavazzi, Rodriguez, insomma anche Rubiano Chavez. Vedete, sono in questa fase molto molto sgranati anche le livree della Nippo, del team Nippo. Abbiamo visto il portacolori Alberto Cecchin adesso impegnato davanti, si sta volando verso la città di Arezzo. Ancora inquadrato con il dorsale 111 Ivan Rovni, atleta russo, quest'anno lo ripetiamo si è messo sempre molto bene in luce, ma non è riuscito ancora ad agguantare un podio. Sì, abbiamo visto Quintero con il 56, adesso con il numero 153 Alessandro Mazzi, Udensi il Nord, diretta da Franco Gini. Quindi in questo gruppo di circa 40 corridori sono rappresentate più squadre, anche se stanno rientrando i corridori che si sono staccati in salita, quindi il gruppo sta diventando di circa 60-70 corridori. Sempre Taylor Finn davanti, eccolo inquadrato in primissimo piano a fare l'andatura. Ormai stiamo per entrare nella città di Arezzo, ve lo ricordiamo, ci sarà ancora un giro da compiere in questo circuito di, lo abbiamo detto, 14 chilometri, e quindi 14 chilometri e 200 metri. Non c'è accordo tra i corridori, infatti va in testa un corridore, poi chiede il cambio, l'altro non glielo dà, quindi si allargano nella carreggiata, quindi è un momento di controllo, ma penso che stiano tutti pensando all'ultimo passaggio sullo strappo di stoppe d'arca per tentare l'affondo finale, quindi i grandi favoriti daranno il tutto per tutto per fare selezione in questo strappo per evitare i corridori più veloci. E allora stanno per arrivare a via Rosselli, poi via Don Minzoni, percorreranno via Carabinieri e ci sarà il primo passaggio su via Petrarca. Adesso Emanuele Sella che cerca l'allungo con un rapporto abbastanza pesante, si volta a controllare la situazione, ma ci sono scatti sia sulla destra e sulla sinistra della carreggiata. Quindi sì, la sede stradale è molto grande, quindi si fa fatica a tenere d'occhio tutti quanti. Quindi no, non c'è nessun accordo in questo momento, e quindi aspettiamo, siamo in vista del passaggio del primo giro, quindi siamo a circa 16 chilometri dall'arrivo, 16-17 chilometri dall'arrivo. Ancora l'aretino Francesco Failli davanti, vedete, sta cercando di tenere alto il ritmo, aretino di Monte Marciano. Adesso con la Moto2 andiamo in fondo al gruppo, sono rimasti in una novantina a darsi battaglia. Ancora primo piano per Francesco Failli.
Da segnalare Pier Giorgio la presenza di grandi personaggi del mondo del ciclismo, di Pasquale Morini, grande appassionato del nostro amato ciclismo, Stefano Del Tongo, popolarissimo sponsor del grandissimo Beppe Saronni, Marcello Mognaini, fortissimo gregario di Franco Bidossi. L'ho visto molto in forma, ma mi ha raccontato alcuni episodi. Ho corso insieme a Marcello Mognaini, è stato un grande corridore, però sfortunatissimo. Ha fatto i primi 3 anni e mezzo una grandissima carriera con un 5º posto in un Tour de France, poi causa una bruttissima caduta non si è più ritrovato, quindi ha smesso giovanissimo di correre. E comunque l'ho visto in forma e quindi l'aspetto al Giro d'Italia dal momento che passa proprio la tappa di Firenze davanti a casa sua. E allora ancora Francesco Failli davanti a fare l'andatura con il colombiano Ospina Navarro alle sue ruote, ma vedete che adesso tutte le maglie giallo fluo stanno venendo fuori, quelli della Fantini lavorano tutti per Oscar Gatto per portarlo nelle migliori condizioni, come ci hanno ampiamente detto già da stamane alla partenza. Adesso con la Moto2 siamo tornati in fondo al gruppo, a questo gruppone di una novantina di unità. Stiamo per arrivare nel centro di Arezzo, come dicevamo, e poi ovviamente ci sarà la possibilità sull'ultima ascesa verso le stoppe d'Arca per un eventuale ultimo tentativo per chi vuole evitare l'arrivo a ranghi compatti. Sì, adesso hanno preso in mano le redini della corsa proprio gli uomini della Vini Fantini, se è l'Italia la squadra di Valentino Sciotti, e quindi questo è il segnale che vogliono vincere anche oggi per Giorgio. Siamo proprio in vista del passaggio, quindi stanno in Failli, tra l'altro Francesco Failli, grande ieri, grande oggi, quindi un ragazzo veramente eccezionale, uno dei più forti gregari della squadra, sta imponendo un ritmo altissimo proprio per cercare di portare affaticati gli avversari sull'ultimo strappo che ci sarà da affrontare, lo strappo di Stoppe d'Arca. Ieri hanno monopolizzato il podio con Mauro Sant'Ambrogio ed Oscar Gatto, ma ricordiamo anche il grande lavoro di Danilo Di Luca al rientro. Di Luca poi è stato capace di chiudere in 10ª posizione, ma tutta la formazione della Vini Fantini con Garzelli, lo stesso Failli, Monsalve, Proni, anche Fabio Taborre, davvero non si sono risparmiati per centrare dopo 5 secondi posti con Mauro Sant'Ambrogio una vittoria. Intanto vedete, siamo al passaggio qua su via Petrarca, gli atleti sono ai meno 300 metri e adesso davanti li sta tenendo tutti in riga ancora Francesco Failli, l'aretino Francesco Failli. Si sta dando tutto per tutto, ecco, in vista del passaggio, ultimo giro 14 chilometri. Quindi sta correndo sulle strade di casa, vuole farsi vedere dai tantissimi appassionati che ha, sta lavorando tantissimo adesso, è chiaro che dopo il momento in cui si sposta per lui è finito il lavoro della giornata, entreranno in scena i leader della squadra. Attenzione anche a Di Luca, perché ieri ritorno alle corse dopo sei mesi veramente è stato sorprendente per come ha affrontato la corsa, per la motivazione si è messo a fare il gregario. Danilo è stato un campione, un grande campione, e quindi si è messo a fare il gregario a Sant'Ambrogio, potrebbe essere anche lui grande protagonista su questo strappo finale. Abbiamo visto il portacolori dell'Adria Mobil, la formazione slovena, sloveno anche lui, Christian Veit, e poi via via tutto il resto del gruppo. Adesso ci accingiamo ancora tramite via Roma e via Giotto ad andare verso la periferia di Arezzo, attraverso via Sanzio e via Ducci, e poi ci sarà per l'ultima volta il passaggio attraverso la via Anconetana sulla salita delle Stoppe d'Arca. Eh sì, tutti infatti stanno aspettando, adesso è un momento di controllo, si sono un po' allargati, sono di nuovo adesso gli uomini della Vini Fantini, se l'Italia in testa con il romano Alessandro Proni, anche oggi grande prestazione, io mi auguro che veramente Scinto e Citracca lo inseriscono nella formazione del Giro d'Italia, perché è un ragazzo
che sta dando il cuore per questa squadra, sta sempre dando tutto per tutto, utilissimo, perché è capace di stare in testa al gruppo per più chilometri e condurre a una media di 45 chilometri orari. Allora Alessandro Proni sta guidando il gruppone, vedete adesso stanno occupando l'intera sede stradale, siamo, lo ripetiamo, in via via Roma, poi via Giotto, quindi la sede stradale ampia, non ci sono problemi in questa fase. Siamo con la Moto2 in fondo al questo plotone, questo che resta appunto del, del gruppo dei partenti, abbiamo detto circa una novantina di unità, ma con la nostra Moto1 torniamo ancora su Alessandro Proni che insiste. Vedete la Bardiani è lì con Marco Canola, poi tutti gli altri, adesso stanno salendo anche Garzelli e Failli, insomma Vini, Fantini. Adesso è l'Androne Giocattoli Venezuela nelle prime posizioni, è rimasto ancora nel gruppo, c'è ancora Matteo Gavazzi, è riuscito a superare il primo passaggio della salita delle stoppe d'arc, Mattia Gavazzi, perdon, e quindi se è un avversario pericoloso, la sua squadra è in testa adesso proprio a protezione, stanno facendo un ritmo per evitare gli scatti degli avversari, ma ci saranno qui su questo strappo scatti importanti e quindi sarà un finale entusiasmante. Marco Frapporti ed Emanuele Sella, vedete anche Franco Pellizzotti arriva a dar manforte, Gianni Savio sta schierando tutti i suoi davanti per cercare di andare a contendere lo sprint, l'eventuale sprint può giocare la carta di ovviamente Mattia Gavazzi, lo ricordiamo, Mattia Gavazzi già vincitore su questo traguardo nel 2008 quando fu capace di mettere in fila Chicchi e Balducci. Ma è un corridore molto veloce, battere non so come quest'anno in questa prima vittoria nel Tour de San Luis in Argentina a Sagan, in questa faceva parte anche Cavendish del gruppetto di destra, una grandissima affermazione, ma una grande soddisfazione per il suo team manager Gianni Savio e il suo padrone Mario Androni, i quali hanno creduto nella rinascita di questo ragazzo, e per loro è stata una grandissima soddisfazione. Eh sì, adesso vedete ancora l'Androni davanti sempre con Frapporti e Sella, hanno preso decisamente la situazione, siamo come vedete dal cartello in località La Pace, ci accingiamo attraverso appunto la via Anconetana a salire per l'ultima volta verso Stoppe d'Arca e poi ovviamente la lunga discesa che porterà ancora una volta il plotone degli atleti qua sul traguardo di via Petrarca in Arezzo. Il ritmo della testa del gruppo è altissimo, si stanno già staccando i corridori nella coda del gruppo, quindi significa che ci saranno cose importanti, infatti in testa adesso a imporre il ritmo altissimo gli uomini di nuovo della Fantini Vini con il numero 48 Fabio Taborre, sfortunatissimo ieri nella parte finale con la forratura lungo la salita di San Barondo. Fabio Taborre che va a dar manforte ai suoi per cercare ovviamente di tenere unito il più possibile questo gruppo, adesso naturalmente visto che ormai siamo quasi in conclusione, guardate praticamente tutta la Fantini Vini o almeno la gran parte della Fantini Vini davanti a tenere alto il ritmo per evitare fughe, abbiamo visto nelle primissime posizioni anche Franco Pellizzotti dall'alto della sua esperienza e della sua forza, della sua capacità può essere una carta determinante per quel che riguarda la tattica in questi ultimi chilometri dell'Androni Giocattoli Venezuela. Si stanno facendo una volata proprio per prendere le primissime posizioni all'inizio dello strappo di Stoppe d'Arca e quindi vediamo in testa in questo momento, sono cambiati gli uomini, non ci sono più i corridori della Vini Fantini.
Ancora un portacolori della ceramica Flaminia Fondriest, lo vediamo, si tratta del dorsale 115, Andrea Fedi, protagonista, l'abbiamo visto molto attivo in questa ultima fase, adesso vedete rifiata, continuano gli uomini di Luca Scinto a menare duro in questa particolare fase dell'ascesa che porterà ancora gli atleti alle stoppe d'arca. Vedete, siamo ai meno 9 chilometri e quindi adesso davvero si fa la corsa per quel che riguarda ovviamente le posizioni di vertice. Sì, qui proprio inizia proprio qui la salita, qui vediamo in testa è cambiata di nuovo la situazione. Sì, ancora Fedi che va a rilanciare l'azione. Sì, veramente, grande la prestazione. Prima Matteo, adesso Andrea, i fratelli Fedi oggi si stanno superando. Grandissima prestazione di questi giovanissimi atleti. E adesso vedete inquadrato il russo Ivan Rovni che va a cercare di alimentare questa azione. Vedete, la strada comincia a salire e naturalmente ci sarà ancora la possibilità di fare selezione, il gruppo si sta molto allungando. Guardiamo con questa rapida carrellata dalla Moto2 quelli che ovviamente non riescono a tenere il ritmo di Rovni, e davanti tra i primissimi oltre a Rovni vediamo Rubiano Chavez, Battaglin e anche Sinkevitz, grande protagonista ieri Gigi, vediamo che si sta riproponendo. C'è una grande scrematura nella parte finale, attenzione, uno scatto sulla sinistra del teleschermo, mi sembra che sia sempre Oscar Gatto. Sì, c'è anche Danilo Di Luca nelle primissime posizioni, attenzione perché questa è la parte più dura dell'ascesa verso le stoppe d'arca. Adesso andremo a valutare quale sarà l'effetto di questa nuova menata dura della Vini Fantini. Ancora insiste, prova a rilanciare l'azione, vedete Gatto, Oscar Gatto, guardate come ha messo in fila tutti gli altri, dietro stanno cercando di non perdere contatto Rovni, ancora Fedi, Sinkevitz, Rocchetti e i primissimi dovrebbero essere un gruppetto di nove corridori con Angatto, Di Luca, Sant'Ambrogio, tre corridori della Vini Fantini con Rubiano Chavez. Siamo allo scollinamento. Scollinamento, Rubiano, si sta formando proprio questo gruppetto di nove, Rubiano Chavez, dell'Antroni Giocattoli, Enrico Battaglini, il tuo favorito, il favorito di Buongiorno della Bardiani Valvole, della Ceramica Flaminia, Rovini che abbiamo visto il primo ad attaccare, Matteo Fedi. Per quanto riguarda la Meridiana, Kamen Team, ancora Sinkevitz, grande prestazione anche oggi del tedesco, e per la Utensil Nord, la squadra di Fabio Bordonali, Federico Rocchetti, 9 al comando. 9 al comando che sono riusciti a prendere 8-9 secondi di vantaggio, adesso li vedete impegnati in questa prima fase della discesa verso Arezzo, allora li ricordiamo, questo è inquadrato adesso con il dorsale 116, si tratta di Matteo Fedi, insieme a lui ci sono Gatto, Di Luca, Sant'Ambrogio, Rubiano, Chavez, Battaglin, Rovni, Sinkevitz e Rocchetti. È Danilo Di Luca che sta facendo dell'acrobazia in discesa, il vantaggio è di circa 10 secondi sugli immediati inseguitori, un gruppo di circa 25 atleti. E allora sta cercando di sfruttare la massima velocità ma anche di riposarsi un po' e rifiatare, intanto vedete pronto a rilanciare ancora l'azione il russo Ivan Rovni della ceramica Flaminia Fondriest. Rovni sta pedalando con estrema decisione, ormai siamo ai meno 7 chilometri al traguardo e ovviamente questa potrebbe essere l'iniziativa decisiva, vediamo se dietro il gruppo sarà capace di andare a chiudere questo gap di 9 secondi. Adesso è Mauro Sant'Ambrogio, il vincitore di ieri all'Arciano, che si incarica di alimentare ancora l'azione. Sì, i più interessati da quello che si sta vedendo sono gli atleti di Scinto e Citracca, stanno dando infatti tutti e tre in testa il maggior impulso. Sinkevitz si è voltato a controllare il vantaggio, Rubiano Chavez, il quale non sta collaborando perché tra i 25 inseguitori c'è anche Mattia Cavazzi, quindi
Non c'è molto accordo in questo momento, infatti sono soltanto gli uomini della Vini Fantini Sell Italia che stanno dando il maggior impulso alla fuga, sono loro i grandi favoriti. E intanto Radio Cosa ci segnala che dietro a condurre l'inseguimento ci sono i portacolori della BNC, in particolare con Taylor Finney, quindi questo significa che l'americano non considera assolutamente chiuso il discorso per il vertice. Ma intanto torniamo a seguire l'azione di Mauro Sant'Ambrogio, vincitore ieri all'Arciano. Ecco il gruppetto delle 9 unità, oltre a Sant'Ambrogio, Di Luca, Poli e Oscar Gatto, Rubiano con il dorsale 68, Michelangelo Rubiano, Chavez, Dell'Androni, Giocattoli, Battaglin, Rovni, Matteo, Fedi, Sinkevitz e Rocchetti. Questo è il gruppo, dicevamo prima con la BMC, adesso è decisamente l'Androni, Giocattoli a prendere l'iniziativa. Guardate, arriva la maglia tricolore di Franco Pellizzotti. Sì, è la squadra più interessata perché abbiamo visto abbastanza ristretto il gruppo, quindi ci sono i 9 attaccanti e circa 25 inseguitori, sta diminuendo il vantaggio dei fuggitivi dai 9 secondi, adesso sono diventati 7, è chiaro che tutto il peso sulle spalle sta sugli uomini di Scinto, adesso è Sant'Ambrogio che si sta sacrificando soprattutto per il suo compagno di squadra, il più veloce del gruppetto, Oscar Gatto. Attenzione perché vedete alla ruota c'è Rubiano Chavez, ovviamente Rubiano che sta Chavez facendo da stopper, sta facendo da stopper perché non ha nessun interesse a mandare via questo gruppetto di 9, perché fa il possibile per portare dentro la sua ruota a veloce Mattia Gavazzi. E infatti li vediamo da questa inquadratura, ormai sono arrivati a un 200 metri, quindi è possibile che alla fine della lunga discesa, quando si entrerà nella città di Arezzo, possa esserci il ricongiungimento. E infatti Radio Corsa ci comunica che i più motivati sono proprio gli uomini della Androni Giocattoli di Venezuela, e Finney più volte in testa al gruppo con delle frenate spaventose. Ancora con Moto2 passiamo in rassegna il gruppo degli inseguitori dei 9 che stanno facendo l'andatura. Guardate davanti come Mauro Sant'Ambrogio stia cercando di rilanciare l'azione, ancora Sant'Ambrogio, poi alle sue spalle Battaglin, Enrico Battaglin e via via tutti gli altri, lo ricordiamo in questa avanguardia c'è anche Gatto, Di Luca, Rubiano, Chavez, Rovni, Matteo, Fedi, Sinkevitz e Rocchetti. Sono ai meno 3 chilometri, guardate, ma ormai sta per arrivare il ricongiungimento. Sì, sta per finire l'avventura dei nuovi attaccanti, ma comunque chiaramente ce l'hanno messa tutta, ma il gruppo si è così organizzato alle loro spalle che abbiamo visto soprattutto il treno dell'Androni Giocattoli e il treno della BMC, che quindi con un lavoro fatto da questi, infatti si stanno agganciare, sono ad appena 20 metri, quindi avventura finita per gli attaccanti. E allora alla fine di via Don Minzoni c'è il ricongiungimento, mancano 2,5 chilometri al traguardo e adesso andremo ad assistere a questa volatona. Lo ricordiamo, il gruppo rimasto in corsa è composto da una 90 di unità, sempre Mauro Sant'Ambrogio davanti a fare l'andatura, alle sue spalle Enrico Battaglin. Adesso vedete, sta arrivando anche la maglia tricolore di Franco Pellizzotti, guardate, avanzano anche gli altri, a cominciare dal numero 46 Danilo Di Luca. Danilo Di Luca che si è accollato, siamo ai 2 chilometri, intanto si è accollato alla ruota di Franco Pellizzotti, 2 chilometri all'arrivo ancora. Sella in testa. Emanuele, quindi Sella fa l'andatura con Lavini Fantini incollata alla sua ruota. E sono 37 i corridori in testa, il gruppo di 37 corridori che si giocheranno la vittoria dell'86esimo Giro della Toscana. E allora ancora Emanuele Sella, avete visto, adesso capace di prendere 2 o 3 metri in questa ampia curva. Ormai stiamo arrivando in via Carabinieri, ci stiamo portando dalla periferia della città di Arezzo verso il centro città, sempre un portacolori della Androni Giocattoli. Emanuele Sella a tirare il gruppo con quelli della Vini Fantini lì
pronti a creare le migliori condizioni possibili per lo spunto finale di Oscar Gatto. Sì, attenzione, anche Franco Pellizzotti adesso è arrivato in seconda posizione. Ultimo chilometro. Siamo all'ultimo chilometro. Pellizzotti sta dando il tutto per tutto per il suo compagno di squadra Mattia Gavazzi, insieme ad Oscar Gatto è il più veloce dei 37 che fanno parte di questo gruppo, quindi vediamo chi sarà a spuntarla, ma attenzione anche alla BMC perché nel finale è stata grande protagonista, quindi ci potrebbe essere un allungo a sorpresa negli ultimi 400-500 metri, soprattutto da parte di Finney. E allora Franco Pellizzotti che sta conducendo il gruppo, tutti in fila dietro, ve li vedete adesso, stanno entrando in funzione le nostre telecamere fisse, il campione d'Italia Franco Pellizzotti continua nella sua azione, tiene alto il ritmo, ormai sta cercando di pilotare nel modo migliore possibile Mattia Gavazzi, la ruota veloce dell'Androni Giocattoli, ma stanno salendo anche tutti gli altri, Oscar Gatto, tutti i possibili sprinter che vogliono andare a vincere. Attenzione, Franco Pellizzotti ha finito il suo lavoro, vedete c'è Mattia Gavazzi che riesce a prendere la traiettoria migliore, attenzione Mattia Gavazzi, Gavazzi alle spalle c'è Finneroni, Gavazzi riesce a braccia alzata a vincere mettendo in fila Rovni, Finney, Mugherli, Rubiano Chavez, sesto Danilo Di Luca, poi Klimov, Battaglin, Rocchetti, grande soddisfazione. Adesso vediamo, sta tagliando il traguardo proprio in questo momento, sta salutando ovviamente molto molto contento Franco Pellizzotti insieme ad Emanuele Sella, davvero un gran lavoro da parte dell'Androni Giocattoli, Gigi. Sì, è una grande prestazione da parte di Mattia Gavazzi, io avevo qualche dubbio che potesse superare questo strappo finale delle stop ed arc, mi ha smentito, sono contento perché è un ragazzo che merita le cose più belle dopo tutto quello che ha passato lui e la sua famiglia, e qui veramente oggi possiamo dire la rinascita come corridore di Mattia Gavazzi, la rinascita qui al Giro della Toscana. Intanto rivediamo il suo sprint vincente, davvero una gran bella storia quella di Mattia Gavazzi. Mattia Gavazzi è rientrato alle corse solo il 1 ottobre perché la sua squalifica per 2 anni per uso di cocaina è terminata lo scorso 30 settembre 2012, quest'anno ha vinto la 7ª tappa del Tour di San Luis e poi è arrivato secondo alla prima semitappa della Coppi e Bartali, e questo è il podio Gavazzi, Rovni e Taylor Fine, e andiamo ad ascoltare Mattia Gavazzi, il protagonista, meritato vincitore. Ma io credo che Gianni abbia non il merito completo, ma quasi, perché comunque senza di lui io non sarei qui oggi. Ha scommesso su di me quest'inverno quando comunque insomma rientravo da una disavventura che insomma tutti conosciamo, ha creduto in me, mi ha dato fiducia e io insomma credo di averlo ripagato da subito a gennaio in Argentina. Poi insomma mancava tempo il risultato e oggi ci voleva, è una cosa che a me piace, una terra che a me piace, ho lavorato bene in questi mesi per arrivare al Giro d'Italia e credo che insomma non ci sia risultato migliore per partire tutti sereni per la corsa che inizierà sabato a Napoli. Gianni, allora c'è grande parte, come dice Matteo, in questa vittoria tua ovviamente. Sono molto contento perché Mattia Gavazzi è un bravissimo ragazzo e ha dimostrato di essere una grande persona oltre che un grande atleta. Noi l'abbiamo recuperato sotto il profilo sportivo, ma lui, e qui bisogna veramente dargli atto, che ha saputo recuperarsi sotto il profilo umano. La sua è stata la vittoria più bella, oggi è venuta una vittoria altrettanto bella, poi è un generoso perché quest'anno ha vinto al Tour de San Luis, avrebbe potuto ripetersi alla settimana di Coppie Bartali, è lui che è stato il promotore della vittoria di Fabio Fellini, quindi un successo meritato, complimenti a tutta la squadra perché i ragazzi hanno saputo supportare Mattia molto molto bene. Gianni Savio.